il problema del mercato. Hai chiesto una cosa un po' tutto, è tutto un problema sul mercato. Continua la nostra inchiesta sulle condizioni dei mercati cittadini. Oggi siamo a Japigia, al mercato coperto di via Caldarola. Molte serrande stanno chiuse e nessuno vuol venire più ad aprire qua. Pesci vendi sono pochi, un solo pesci vendere deve mantenere tutto il mercato, che non è regolare. I problemi sono che non entrano molte persone. Mancano i vigili, mancano la struttura, fa schifo, c'è tutto da vedere. Io ci vengo una volta alla settimana, mi trovo bene. Rispetto alla piazza di Japigia è un po' più caruccia, c'è qualcosa in più. E dal punto di vista dell'igiene? Si lascia un po' desiderare. La fogna che si sente molta puzza, di merda proprio di merda, il vero letame, ci hanno abbandonato proprio. Tutto quello che sono mendetto, ma perde, che quelle piccole pensioni sono pagate tutte le bollette dalla banca. Per i bagni ci sono soltanto il fatto delle scariche che sono da cambiare. Sì, sono tutti da cambiare. Scende l'acqua, diciamo l'acqua, però ogni tanto devo andare con lo stura lavandine per pulire, diciamo. Guarda che bel pesce, purtroppo non si vende perché la gente non c'ha soldi, non c'ha soldi, c'è la disperazione, la gente è disperata. Compra il necessario, un chilo di cose e basta. Noi riteniamo che ci sia la necessità di rilanciare il commercio barese, la vera fonte di economia della città. Per questo noi chiediamo al sindaco e all'assessore competente di ascoltare le doglianze degli addetti. Come si trova lei in questo mercato? Una gioia, perché non ho dove andare e qui è come l'asilo. Ormai ho 84 anni, si diventa bambini. E allora vengo qua e vengo all'asilo.